Buongiornissimo da Bari. Oggi giornata speciale, si parte da Bari per arrivare fino a Napoli con una macchina che arriva direttamente dal futuro, ovvero Mercedes classe A, quella nuova, quella con cui ci puoi parlare, quella che fa tutto da sola, e io sono proprio curiosa di provarla. Andiamo subito, dai, forza. Chiudiamo qua con le pizze, speriamo che non se ne accorga nessuno. Pizze e taralli. Ehi, allora, non sono pizze, sono focacce, sennò voi mi picchiate. gli occhiali da sole. Così sì che va meglio. Oggi voi farete un giro, partiremo da qui e avremo una sosta in un agriturismo più o meno a metà del percorso, poi arriveremo a Napoli e poi faremo un percorso, una sorta di parata nelle zone diciamo più rappresentative. Abbiamo, essendo una gara di regolarità, un tempo imposto di percorrenza, non dobbiamo superare i limiti di velocità, lo ribadisco nuovamente perché partiremo a un minuto di distacco uno dall'altro, quindi le condizioni di traffico che trovano gli altri concorrenti sono le stesse delle vostre. All'interno delle vetture avrete dei roadbook che vi chiedo gentilmente di utilizzare. Signora, c'è calde qua. Mia, signor Bono, ma cosa fai? Mi rovini il video. Ma vai via. Tac. Fatto. Oh raga, siamo pronti, io e Luigi, il fratello di Super Mario. Questo è il nostro roadbook, tutto, ci sono gli autovelox, c'è tutto quello che ci serve. Abbiamo la macchina più accessoriata di tutte e dopo ci faremo una chiacchierata, vero Mercedes? Ehi Mercedes? Sì? Ciao, volevo farti uno scherzo. Sei pronto col cronometro? Molto bene, lì abbiamo il signor cronometrista che sta prendendo i tempi di tutti, dai. Back to the Future non è la DeLorean, ma è una... Allora, accensione. Qua è un po' basso il volante. Regoliamo. Piano aperta, accorgi, non entra la marcia. Ah, accensione. Scusa. Vai. È in drive, sì. Sì, sì. Sembra che io non sappia guidare, ma in realtà so guidare. Cioè, adesso, con calma. 3, 2, 7. Buon anno! Siamo partiti. Dobbiamo andare di là, esatto. Dove? Di là a sinistra, è una strada grossa. Abbiamo già perso. E mettiti su quella strada lì. Guarda che parcheggi così questi. Il volante mi piace un sacco, è super cicciotto ed è bellissimo. Non mi piace questa cosa senza il navigatore, dell'antichità. Ora bariamo, lo mettiamo. Bariamo, siamo a Bari, bariamo. Ed è davvero l'allestimento sport, quindi quello con rifinitura MG, volante bello cicciotto come piace a me. Abbiamo anche tutte le funzioni al volante. Zio, con l'appunto, non è che così mi vuoi superare perché c'hai l'appunto. Ecco, adesso dove devo andare? Non lo so. Dai! Tu lo sai che quando devo guidare io ci perdiamo, vero? Sì. Che bel motore, lo senti? Guidarlo. Ho capito, dopo lo guidi, devi stare molto calmo, dopo lo guidi. Le nostre abilità non sono abbastanza e quindi io e il buon Luigi stiamo cercando di barare senza ritegno. Stiamo cercando di impostare il navigatore, ma così il luogo è praticamente, non lo so, ignoto. Abbiamo ancora 20 km, raga, non ci stiamo capendo niente. Dobbiamo arrivare. Siamo un po' in anticipo. Siamo un po' in anticipo? Ma fermiamoci a fare una foto in mezzo all'autostrada. Aspetta, li chiamiamo allora. Ehi Mercedes. Sì? Chiama Michele Neri. Sto chiamando Neri Michele sul telefono cellulare. Allora Luigi qui si spaccia per ingegnere. Yeah. Ha fatto dei calcoli e dice che siamo in anticipo di 15 minuti. In base a cosa? L'orario che dice Google che in cui arriveremo. Ha detto il tizio. Sei arrivato in ritardo, va bene? Sei arrivato in anticipo, vuol dire che avete tarellato troppo. Ti ho scelto la macchina rossa. Ti hai scelto? Ma come me l'hai scelta tu? Secondo te che ho organizzato. Sì. Mentre siamo qui che cerchiamo di raggiungere Foggia solo e soltanto con l'aiuto del navigatore,
giusto? Di cui abbiamo una diapositiva. Nel frattempo stavamo conducendo delle chiacchiere varie ed eventuali con la nostra Mercedes. Che è tutto. Sì. Non ti ho ancora invocata, se vuoi stare un attimo calma. Ho bisogno dell'ombrello domani a Napoli. Ci sarà possibilità di precipitazioni domani con temperature tra 14 e 24 gradi. Allora, la voce è ancora molto macchinosa, come potete sentire, però è apprezzabile il fatto che ci sia già un inizio di intelligenza artificiale, per cui un po' come succede con Google Home, non dovete dirgli esattamente che tempo c'è, ma potete tranquillamente dirgli se vi serve l'ombrello. Sì. Sì. Alza la temperatura di un grado. Sto impostando la temperatura su 23.5 gradi. 23.5 gradi. Ehi, Mercedes. Sì? Abbassa la temperatura del passeggero di 2 gradi. Sto impostando la temperatura sul lato passeggero su 18.5 gradi. Congelo. E ti manteniamo giovane, che c'è una certa età. Ehi, Google. Ciao. Siamo arrivati un quarto d'ora in anticipo e abbiamo deciso di fare una scampagnata qui in mezzo alle pale eoliche. Ma è bellissima comunque, Mercedes, io vado a Milano con lei, basta, ho deciso, ci fidanziamo ufficialmente, è davvero fighissima. Guardate qua, con questa griglia sbarluccicosa, cerchi AMG che gli altri non ci avete. Comunque anche l'altra non mi dispiace, eh. Andiamo alla prima tappa. Aiuto. Pronti, partiamo. Ci siamo rifermati. Ah, perché è proprio lì a un metro. Che vergogna. Il questionario dice praticamente quel parcheggio sappiamo. No, il questionario è il quiz, quello dove non sappiamo niente. Io per lo meno. Tu le sai tutte? Da quanti modelli è costituito il segmento delle compatte della Stella al giorno d'oggi? E in futuro? Senti, ma io mi fido accecatamente delle tue conoscenze. Sai che falliremo platealmente. Ciao, cosa ci fai qua? Ma io volevo fare un pezzo di video. Ah no, i capelli, non mangiarmi i capelli. Allora, ma cosa mordi? Allora, dicevamo pausa, pipì e merenda e poi ripartiamo di nuovo. Altre 2 ore di viaggio. Presto! Non ho neanche fatto la pipì, forza! Ma scusa, tu non hai mangiato niente? No. Io ho mangiato tutto. Quindi non è rimasto più niente. No. Adesso tocca al buon Luigi, fratello di Super Mario. Sei pronto? Prontissimo. Dobbiamo vincere. Se rispettate i codici avete tutto il tempo per arrivare in orario, sì. Ok, grazie. Arrivederci, buon viaggio. Tempo segnato, grazie. Siamo già in ritardo? Sì, siamo e non possiamo vincere. Benvenuti a bordo. Azzerare il contachilometri parziale, uscire dall'agriturismo, girare a destra. L'abbiamo fatto. Ok. Proseguire diritto tenendo la sinistra. Visto che in questo momento non guido, è arrivato il momento di importunare la nostra Mercedes chiedendogli un po' di cose. Vediamo come risponde. Ehi, Mercedes. Sì? Che ore sono? Sono le 11:48. Che tempo c'è a Napoli? Attualmente è parzialmente nuvoloso a Napoli con una temperatura di 23 gradi. Manda un messaggio a Erika Gherardi. Ti sto scrivendo da Mercedes BMW UX. Tu come stai, zia? Ti sto scrivendo dal Mercedes via Buxlane. Come stai, zia mia zia? Sto inviando il messaggio. Leggi il messaggio di Erika. SMS da Erika Gherardi, delle 11:50. Stai facendo strani esperimenti? Un po' particolare perché ha queste, diciamo, aree argentate dove ci sono tutti i comandi e di conseguenza sono facilmente raggiungibili. Va bene, quindi io faccio così con il mio ditino e posso cambiare i menu. Altra cosa interessante è che per la prima volta nella storia di Mercedes viene inserito il touch su uno dei due display, che sono due display da 10,25 pollici l'uno e quello di sinistra non è touch e quello di destra è touch. Infatti, come vedete, potete anche decidere di fare questa rovina con i diti. I diti, lo so che non si dice diti, ma adesso mi verrete a dire si dice dita. Voi credete davvero che io non sappia l'italiano? Poveri Lu. Aia. Caduto il telefono. Comunque anche gli interni sono belli, ben rifiniti, poi il nostro è il modello super mega top. Caro Luigi, facciamo sentire il motore?
piedi così non si sente. Ok, questo rumore che avete sentito è il cambio di limite di velocità e l'ITM Pisa. Il modello sul quale poggiamo il nostro sederone è un 1003 con 163 cavalli ed è l'allestimento premium, ovvero quello che ha tutto. Di base 29.000 euro, arriviamo fino a 45, forse anche qualcosina in più. Però devo dire che è molto interessante. BMW X ha ancora tanta strada da fare, ha molti miglioramenti su cui, cioè molte cose su cui lavorare, però devo dire che la partenza è ottima, perché rispetto ai vecchi sistemi di focali, diciamo che abbiamo fatto un bel passo avanti. Però devi andare a scuola ancora, io te lo dico, devi studiare, perché non sei ancora come il mio amato Google Home. Ecco, siamo arrivati a destinazione qui a Napoli. Buonasera. Io ho fame e voglio per qualche settimana questa classe A che mi piace un sacco. Bravissimo. Siamo arrivati a Napoli, come dicevo prima, adesso un veloce pranzo e poi rifacciamo un altro tour. Mi sta piacendo tantissimo, super tecnologica, davvero un motore, davvero ottimo, è veramente incollata alla strada e i Mercedes ha ancora un po' da fare, però è davvero bellissimo. Sì, la nostra gara di regolarità termina qui a Napoli. Non credo di aver vinto niente insieme al mio compagno di squadra Luigi, perché ci è andata un po' male prima nel traffico. Comunque la giornata si conclude qui, sono devastata, sono a pezzi, la macchina è spettacolare, ve ne parlerò più nel dettaglio più avanti, perché sicuramente avremo la possibilità di provarla per un paio di settimane e non vedo veramente l'ora di raccontarvi tutto. Direi che per adesso finisce qui, noi ci vediamo in un altro video, ci vediamo in un altro video, spero che vi sia piaciuto, tanti like, tanti commenti, tutto quello che mandate del cibo, perché tanto che non mangio. Ciao, baci.